Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Tandy Computers, una piccola invasione di campo nel mondo del retrocomputing americano, dedicata ad un'azienda di computer che ebbe una buona accoglienza nel mercato americano. La Tandy Computer sfornò buoni prodotti e poi si convertì al mondo dei PC compatibili. Poi la Tandy ebbe a vendere la sua divisione di computer e rimase solo come catena di vendita. Andiamo con ordine. La Tandy Corporation era un'azienda di prodotti in cuoio. Fu fondata nel lontanissimo 1919 nel Texas a Fort Worth. Però nel 1963 la Tandy acquistò la catena di distribuzione di radio e prodotti di consumo Radio Shack, per cui nei decenni successivi Tandy fu più nota con il nome di Radio Shack, anche perché ebbe poi a liquidare tutte le attività non connesse all'elettronica. Tandy Radio Shack fu una delle primissime società, assieme ad Apple e Commodore, a vendere computer. È per questa ragione che gli ho dedicato un podcast a parte. Il primo home computer che fu venduto da Tandy Radio Shack tramite la sua catena di vendita era il Tandy TRS-80 nel lontanissimo 1977. Per l'epoca il Tandy TRS-80 era un buon home computer, venduto già assemblato, era per così dire plug and play. Bastava attaccare pochissimi spinotti per accenderlo e farlo funzionare, insomma non occorreva essere un nerd di elettronica dotato di saldatore. Cos'era il Tandy TRS-80 nel 1977? CPU Zilog Z80 da 2 MHz, 16K di RAM, una tastiera QWERTY perfettamente ergonomica e sotto la tastiera appunto c'era la scheda madre. Si poteva collegare direttamente ad un televisore con risoluzione testo 64 colonne per 16 righe, aveva il Basic in ROM, video era solo in bianco e nero. Presa per registratore a cassette, una seriale RS-232, una porta parallela, un controller che si poteva aggiungere successivamente come optional, da cui poter gestire disk drive e caricare il TR-DOS, il sistema operativo. Con il tempo il Tandy TRS-80 fu aggiornato nella RAM e dotato anche di un sistema operativo migliore, il CPM. Il Tandy TRS-80 fu una buona macchina e la Tandy ebbe una buona accoglienza sul mercato, tanto che andò a rivaleggiare in modo marcato contro Apple II e contro Commodore. Ora la Tandy Computers, dal modello del TRS-80, ne ebbe a estrarre una versione business, il Model 2, che fu dotato di 64K di RAM, disk drive 8 pollici, poteva essere connesso a dischi rigidi, aveva un sistema operativo Xenix di Microsoft oppure Unix. La macchina poi fu potenziata con il tempo da CPU da 8 MHz fino a 768K di RAM, oltre ad essere dotata di hard disk di dimensioni variabili che mutavano da 15 mega a 70 mega. Nel 1983 la Tandy Radio Shack fu una tra i primi che ebbe a produrre computer portatili. Si ricorda il piccolo TRS-80 Model 10, che era un dispositivo molto compatto, simile a un sub-notebook, dotato di visore a cristalli liquidi. La macchina era più performante e più portatile di quanto ebbe a sviluppare la Commodore con il C64 portatile, che il C64 portatile era una grossa valigia voluminosa e pesante, mentre il piccolo Tandy Model 10 era leggero e compatto. La Tandy per le sue macchine ebbe a utilizzare Zilog Z80, Motorola 6803, 68000 e poi processori per PC, infatti con la scelta di IBM di dotare i propri PC del sistema operativo MS-DOS, la Tandy ebbe poi a trasformarsi in un produttore di cloni PC, andando a utilizzare appunto MS-DOS ed ottenendo ottimi risultati di mercato. Si ricorda della Tandy Computer, il più noto e sicuramente il più diffuso, potente ed economico Tandy 1000, una macchina tipica del segmento home e segmento, pardon, business computing.
Successivamente però l'attendi Radio Shack ebbe a vendere ad ASD Computers la propria divisione hardware e l'attendi rimase solo come catena di distribuzione con il nome di Radio Shack, in cui nei propri negozi ebbe a vendere anche computer di altri brand e moltissimi altri elettrodomestici ed elettronica di consumo. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!